tutti, sono Marco Ricotta da Scottsdale, Arizona, e come ben sapete anche qua abbiamo anche noi il cosiddetto pandemic. Anche noi qua siamo in una situazione un po' critica riguardo al fatto, anche per salvaguardare il cosiddetto social distance, all'interno del ranch abbiamo dovuto prendere anche noi dei provvedimenti. Consiste nel limitare le entrate, diciamo, praticamente un po' a tutti, proibire praticamente a tutte le persone che venivano fuori dall'estero, cavalli compresi, e riguardo alle persone all'interno, proprietari di cavalli e non pro che venivano a fare lezioni durante la settimana, le abbiamo limitate anche a loro, e suddividendoli praticamente, perché non sono l'unico ad addestrare cavalli qui all'interno del ranch, ma ci sono anche altri ragazzi, quindi ci siamo suddivisi, diciamo, gli orari per le lezioni, per non far avere, diciamo, tutta l'affluenza dei ragazzi, delle signore, dei signori che venivano a fare le lezioni. Tutto questo gran casino che ci sta circondando per il momento, diciamo, un po' tutti ne stanno soffrendo. E altri clienti che dovevano portare il cavallo all'interno del ranch o in addestramento per un motivo o per un altro non possono entrare, giustamente per via del discorso di questo Covid-19. E spero che al più presto la situazione migliori, anche se qui non abbiamo grossi casi o numeri come voi in Italia. Ci sono dei casi d'intorno qui da noi, ma sono molto molto minori. Anche per i clienti non pro che vengono durante la settimana, abbiamo imposto di lavarsi le mani prima di entrare all'interno della scuderia, di lavarsi le mani dopo che hanno usato, diciamo, il tipo di morso, la briglia, le redini, cercare di tenere il più possibile qualsiasi cosa tocchiamo il più disinfettato nel modo migliore. E riguardo al discorso gare, nessuno ci sa dire niente, nessuno sa niente, e non ci sono nessun prognostico tu dirci se ci saranno a più breve o no. L'unica cosa che quanto pare dicono che probabilmente andrà in porto sarà il Breeding Classic, il National Running Breeding Classic, che verrà svolto in Houston, in Katy. Però nessuno ci sa dire ancora niente di preciso se verrà effettuato oppure no. Riguardo a quel tipo di show, che se tutto va bene verrà effettuato, ci sarà all'incirca un mese di tempo. Sarà alla fine di maggio, quanto dicono, da quanto hanno predisposto le nuove date. E i cavalli che dovrebbero andare a partecipare all'NRBC nel momento sono stati, diciamo, solamente montati con un lavoro molto leggero. Fortunatamente ho due ragazze che lavorano per me, molto brave, dove praticamente i cavalli, diciamo così, di una certa età, che sono già abbastanza rotti, sanno quello che fare, vengono durante la settimana tenuti solamente in esercizio, solamente in infiato, e di solito vengono lavorati i cavalli dal derby, tipo in questo momento vengono montati dalle 5 qualcuno ai 6 giorni alla settimana. E durante questo percorso di attesa mi limito nel montarli almeno una o due volte alla settimana, giusto di accertarmi che tutti, diciamo, i miei bottoni e i comandi rispondono molto bene. E nel frattempo
le ragazze, cioè, vengono solamente montate, galoppate, tenute in fiato, qualche piccolo esercizio, ma niente di più. Quando li monto io una volta o due alla settimana, tipo questa cavalla qui è stata finalista al Futurity Oklahoma nel livello 4, e dopo il Futurity praticamente è sempre stata montata, molto leggera, però tenuta sempre in allenamento, sempre tenuta sotto fiato. Non piace, questo è un fatto mio personale, ognuno ha le sue opinioni e non voglio andare oltre, toccare altri tasti, però non mi piace lasciarli praticamente fermi, ma solamente magari qualche settimana subito dopo il Futurity, un lavoro molto leggero, solo galoppati 10-15 minuti e basta. Dopodiché magari vengono un po' più galoppati, un pochino di più, magari qualche esercizio in più e così via andare, però non li lascio completamente fermi. Come adesso in questo momento lei è già stata galoppata da una delle ragazze, e dipende dai giorni o a metà settimana o alla fine della settimana magari salto su io e faccio qualche esercizio, tipo adesso per farvi vedere, mi accerto che tutti i miei comandi, bottoni rispondono molto 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 lento e leggero con i comandi, perché dicevo, cioè, non ho bisogno di andare a 100 miglia orari, però mi assicuro che tutti i miei comandi rispondono, mi assicuro che i piedi siano al posto giusto, do il segnale, entro nello spin, mi assicuro che i piedi di nuovo vadano allo stesso posto, e se c'ho bisogno, se non mi risponde ai miei comandi, quando gli ho chiesto di prendere le marce, magari la mando in avanti, me la stacco sulle mani, e nello stesso tempo con la mia gamba esterna faccio in modo che mi assicuro che si stacchi dalla mia gamba. Piedi siano al posto giusto, do il segnale, do la marcia, di nuovo, mi assicuro che i piedi siano di nuovo al posto giusto, adesso magari vado a destra, do il segnale, entro nello spin molto piano, do una marcia, mi assicuro che i piedi arrivano di nuovo al posto giusto, di nuovo armando in avanti, sulle mani, nello stesso tempo me la stacco dalla mia gamba esterna, e quando gli do il comando di prendere una marcia in più, voglio che mi risponda. Quando vedo che mi risponde bene, mi fermo, controllo che i piedi siano di nuovo a posto giusto, gli do il segnale, marcia, se mi risponde bene, tutti i bottoni, i comandi che gli ho chiesto rispondono correttamente, magari passo magari a fare un'altra manovra, un altro esercizio, ma non di più per questo momento. Adesso, come si dice qui in America, stay healthy, stay safe and God bless.